Bene, vi ricordate l'epopea della campagna elettorale del 2018? Eravamo sospinti da un forte consenso popolare, e vabbè, ma non entro nella storia, diciamo, forse è ancora presto tra l'altro per scriverla, entro nelle mie vicende personali, più strettamente personali. All'epoca i giornali avevano, diciamo i media, avevano evidentemente avuto delle, diciamo, guidelines. Il mio nome non doveva uscire, e infatti era divertente perché ogni volta che apparivo su media locali, nazionali, eccetera, eccetera, mi cambiavano nome. Si raggiunse l'apice quando mi chiamarono col nome di un fotografo. Nella didascalia avevano messo il nome del fotografo anziché il mio, però il fotografo era il loro, quindi credo che lo conoscessero e sapessero che lavoro faceva. Non mi ricordo se era La Nazione o forse un quotidiano più importante, un'edizione locale di un dorso locale di un qualche giornalone, chiamandomi Cimaglia, e questa cosa poi rimase proverbiale. Infatti, se chi mi segue su Twitter vedrà che ogni tanto qualche amico mi chiama Cimaglia e dirà: ma perché lo chiama Cimaglia? Perché nella campagna elettorale del 2018, per una serie di chiare strategie, insomma, deliberate evidentissimamente, strategie di controinformazione, bisognava che il nome non apparisse, perché se poi dopo uno, sapete, no, c'è tutto il discorso di come appari sui motori di ricerca, quanto sali, quanto non sali, c'è sempre un pensiero. Come c'è un pensiero dietro ai trollini che vengono adesso a dire ratificherete, insomma, non dobbiamo pensare che sia tutto casuale. Io da piccolo ho studiato, calcolo le probabilità, mi serve adesso perché, essendo in commissione di controllo sugli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, diciamo così, quella particolare probabilità, che è la probabilità di morte di una persona, è un pezzo triste ma necessario del mio lavoro, perché serve a capire per quanto lo Stato dovrà pagargli le pensioni. Quindi, come dire, la sostenibilità dipende anche da quando uno si leva dai piedi. Perché penso a questo? Perché oggi è successa una cosa divertentissima che però fa capire che sono diventato più importante. Perché oggi il TG2, che non so se è un telegiornale amico o nemico, non lo so, non me ne frega niente. Per me purtroppo, a me, ecco, sull'informazione non faccio un fatto personale, nel senso che a me non me ne frega niente che un operatore informativo sia amico o nemico mio. Io so come Pasolini sapeva, io so nel modo in cui Pasolini sapeva che comunque sarà nemico della verità, perché è un dato strutturale, non è un fatto personale, succede così. Succede così e l'abbiamo visto insieme tante volte. E oggi succede che appunto questo telegiornale, che non so se è amico, non so se è nemico, non so chi c'è, non so chi non c'è, non me ne frega niente, sinceramente, prende un mio intervento che ha chiesto, lo hanno chiesto loro, io me ne stavo tranquillo di fronte al caminetto a preparare delle slide per la piccola scuola di formazione politica che sto facendo per i giovani del mio collegio e che mi dà tanta soddisfazione perché mi costringe a studiare per bene i provvedimenti che poi devo spiegare loro. Mi chiama il mio ufficio stampa, anticipo la mia salita in centro storico a Chieti per fare questo intervento, per fare questo servizio, e questo mi hanno mandato dei ragazzi del mio staff, che sono molto, molto giovani, molto simpatici, e praticamente nel mio sottopancia io sono Paolo Barelli. Allora, innanzitutto è tanta roba. Io, quando voi siete pessimisti, no? Perché pensate: ah, ma va tutto male, ah, ma non riusciamo a incidere, non abbiamo ancora fatto la rivoluzione, eccetera, eccetera. Però considerate intanto che una volta mi attribuivano il nome di un, penso, bravo, insomma, no? Però insomma, di un fotografo, di uno che fa un lavoro diverso dal mio e che quindi in termini, come dire, di proiezione politica oggettivamente era inferiore a me, avendone zero. Adesso
diciamo così, pur di non dire il nome della bestia, il 666, che è Bagnai, mi ricordo, pur di non dire il 666, mi danno il nome di una persona che invece è molto più avanti di me, sotto qualsiasi spettro lo si voglia considerare, perché per esempio il collega Barelli è un capogruppo, e io invece sono un vice capogruppo, il che significa che non sono io quello che decide la linea politica del mio gruppo parlamentare, sono solo quello che, se il capogruppo Molinari ha qualche impiccio, non sono peraltro neanche il vice capogruppo vicario, sono un vice capogruppo, diciamo, di seconda scelta che nei momenti in cui magari il capogruppo può essere impegnato in altre cose, può andare alla conferenza dei capigruppo in rappresentanza del gruppo della Lega, può svolgere delle funzioni di rappresentanza di questo tipo. Beh, ma certo non sono un capogruppo. E poi io cerco di tenermi in forma, me ne vado in montagna, l'altro giorno ho festeggiato il mio compleanno sulla neve, sotto la neve, insomma, cerco di tenermi sportivo, però non sono mai stato un olimpionico di nuoto come il collega Barelli, che ha avuto una carriera sportiva di tutto rispetto, con medaglie d'oro ai giochi del Mediterraneo. Ecco, anche sotto il profilo, diciamo così, della prestanza atletica non posso paragonarmi, certo, al collega Barelli, che è una persona, fra l'altro, amabile, con cui ho un ottimo rapporto. E l'unica cosa che, come notate, diciamo così, nella quale mi sento di poter competere, o quantomeno aspiro a competere, poi non so se potrò competere, perché quello sarà la storia a dirlo, con i miei colleghi, è la pazienza. Ci vuole molta pazienza. Io ho tantissima pazienza. La pazienza ti rende, come oggi si dice, resiliente. La pazienza e il sorriso sulle labbra sono quello che ti conduce con buona salute e con sicurezza fino al momento in cui tu vedi schiantarsi chi ti ha fatto dei grandi e dei piccoli sgarbi. Perché a me, che ripeto, grazie all'eccellenza dei miei professori, saprei ancora dimostrarvi il teorema limite centrale, se aveste un attimo di tempo, se sapete, diciamo così, cosa sono le coordinate polari, non mi venite a raccontare che esiste il caso. Il caso lo lasciamo agli storici. Bene, con questo momento di ilarità e con questa constatazione del fatto che stiamo andando avanti, che deve rincuorare tutti noi, vi lascio e vi auguro un ottimo pomeriggio dalla provincia di Chieti. Se vedete il telegiornale e c'è qualcuno che vi parla da Chieti, sono io e non è Barelli.